Questo che barca è? Questo è l'untro, che si usava dai tempi dei Fenici fino agli anni 50, prima dell'arrivo delle barche a motore, per la pesca del pesce spada. Un'altra barca importante è questa. Perché era nera? Nera perché veniva pitturata con la pece per impermeabilizzarla, e essendo nera e affusolata, il pesce si lasciava avvicinare convinto che fosse un altro pesce. Un'altra barca, questa è forse la barca più importante di tutte. Un'altra molto bella è quella, importante, questo, che la barca sì, è un gozzo pugliese, che in Puglia lo usano per la coltura delle cozze. Io l'ho chiamato Mule perché Mule in francese vuol dire cozza. Siccome nella è stato studiato proprio e provato che il primo stabilimento di cozze nella storia è nato in Francia, nella costa nord della Francia. Quindi ho ritenuto opportuno dargli un nome francese. Quindi cozza in francese, che è mio. Anche perché cozza in italiano è brutto. Quindi. In italiano cozza è sinonimo di brutto, quindi mio. Poi c'è, questo è un tipico gozzo che troviamo nelle nostre coste, gozzo da pesca, con il pescatore, i comandi. Andiamo giù, vediamo qua, se non posso. Vediamo. E sono fatti realmente come le barche vere. Silvana. Sì, Silvana è la mezza. Poi c'è quest'altra qua. Questa è la lampara. Ah, famosa lampara. No, sì. Che ancora non ha un nome. Con un impianto che ho fatto all'interno si accende la lampara. Poi c'è. Questo è un tipico motoscafo degli anni 50 che si trova nel Mediterraneo. Poi questo qui è anche molto importante. Questo è il gozzo a vela latina. A vela latina perché? Questa vela si chiama, è una vela che è nata per caso, per sbaglio. Una volta non c'erano queste vele, usavano le vele, quelle rettangolari, che guardavano frontale. Però se il vento non era a favore, la barca si fermava. In una tempesta è capitato che una di quelle vele si è squarciata. Loro, rattoppando, facendo, hanno tirato fuori una vela triangolare e hanno piazzato in questo modo. E hanno notato che riuscivano a prendere il vento da ogni direzione così. Perché questa si toglie il piolo qui e si rimette. Poi c'è anche come questo qui, no? E si può girare da questo lato, quindi può prendere il vento come vuole. Si chiama gozzo a vela latina perché è nato dai pescatori greci. In effetti in Grecia ce ne sono ancora tanti di questi, che non hanno proprio motore, mentre da noi ancora pochi. Mentre questo è un gozzo, diciamo, tipico che si vede nei film ambientati a Capri. No? Io l'ho chiamato Moby Dick perché è bianco. Questo è il faro di Villa San Giovanni, ovviamente. Questo sarebbe un borgo. Faro di Villa San Giovanni? Sì, il faro di Villa San Giovanni. Lo scenario intorno è uguale, però il faro è quello. Questa è la casa tipica. Sì, tipo la casa del pescatore, che dentro c'ha tutte le attrezzature e sopra c'è l'appartamento. Questa invece questa è la passerella. La passerella proprio. Questa è la tipica barca che tuttora oggi si pesca il pesce spada, giusto? Sì, quella che abbiamo oggi sul nostro stretto. E questa barca ce l'abbiamo solo sullo stretto. Questa ce l'abbiamo solo nello stretto. Tutto il resto del mondo non ce l'abbiamo. Ah.
tutto il resto del mondo questa barca non ce l'hanno. Solo noi nello stretto di Messina. Felice ce l'hanno, felice. Ah. Ma stava già sta giustata. Ah. Io conosco, felice lo conosco. No, non lo conosco. Io giusto il quindi l'autore di tutte queste barche qua saresti tu. E ti chiami Tony? Cricco. Tony Cricco. Ok. Molto bravo. Complimenti. Ok, va bene. Allora, praticamente partiamo da questa che per me è la più importante. Perché questo è l'ultro che è una barca usata per la pesca principale. Dai tempi dei greci fino agli anni 50, quando sono arrivate queste qui a motore. No? Questa qui era la Mileno con la pece, per l'utilizzata. Abbiamo visto, mi ricordo, a Scilla. No, quella no, ma è in funzione, questa no. Ho visto quella del questa è la pece, con la pece nera. E aveva una forma affusolata, in modo che il pesce spalla si lasciava avvicinare convinto che fosse un altro pesce, sì, certo. E loro avvicinandosi riuscivano a infiltrare. E c'erano quattro rematori a bordo, questo uno qui, uno qui, uno qui e uno qui, no? Che remavano. Poi uno qui di vedetta, in piedi, avvistava il pesce a spalla e dava col braccio la direzione. In effetti oggi se voi fate una passeggiata a Villa del Giovanni più lungo fase, dove c'è la piazzetta del boccaccio, c'è una statua dove c'è proprio questo personaggio così che indica, così i rematori portano la barca verso il pesce a spalla. E quello che sta in piedi qui non fuggi. Negli anni 50 sono arrivate queste, che sono andate. Questo tipo di barca in tutto il mondo esiste solo lo stretto di Messina. In tutto il resto del mondo non ce l'hanno, non esiste. E si può pilotare sia dalla cabina che da su.